curioso. La vanità? Sì, io sempre, la vanità è sempre... È sempre qualcosa che va tolta, va strappata via. Sì, è uno... non ho capito. È un negativo. È un negativo. Per la persona, no? Sì. Ok. La vanità, questo sì. No, mi chiedevo se ci poteva essere nella vanità... La differenza tra la vanità esteriore e la vanità interiore, se c'è una differenza oppure no. Non capisco la vanità interiore. Perché... Cercare di cogliere questa, questa bellezza, mi chiedevo, perché poi alla fine, insomma, io queste cose me le metto addosso, no? Ah, ok, capito. In questo senso. Sì, ma sempre nel tempo antico. Questa immagine che significato la vanità è perché era uno per una c'era una casta, quelli che meritano, quelli che può avere e altri, la maggioranza che non ha niente, come San Francesco e il concetto che non mangiamo la carne, mangiamo pesce, scusa, pesce è 22 euro al chilo, è doppio carne, però in tempi antichi un uomo che mangia carne era ricco, non come tutti gli altri, era un uomo, è vietato per i frati francescani per guidare, per montare un cavallo, perché? Per rispetto per gli animali? No, è un uomo ricco, monta un cavallo, fa giro con il cavallo, tutti gli altri a piedi, un uomo ricco, arrogante, egoista, aveva scarpe, deve pensare sempre quando le immagini. Che tempo? Che ha significato quel tempo? Solo vanità era perché il metallo era una cosa preziosa solo per i ricchi. Cominciò tutto da un nido. Un'amica di Enrica Antonioni, una ragazza di cui non ricordo il nome, ma che mi piace ricordare come Arianna, aveva fatto dei gioielli per uno spettacolo teatrale di cui si voleva disfare. Uno di questi aveva la forma di un nido, fatto con un unico filo intrecciato di ottone che conteneva 8 piccole pietre rosso rubino. Ci fu un incontro con questo oggetto, un incontro talmente forte che qualche giorno dopo mi ritrovai ad annodare e intrecciare fili, ripetendo il motivo di quell'oggetto. Potrei dire in principio fu il nido, un aggrovigliarsi di fili che successivamente prenderanno forme diverse. Li chiamai le gioie di Arianna, un omaggio a quella gentile fanciulla, donatrice di un filo prezioso. Siamo nel 2000, l'anno in cui mi trovo ad allestire nelle grotte di Sant'Arcangelo di Romagna la mostra Bizantini e Bisontini, realizzata con mio marito Ugo Amati, Sant'Arcangiolese. Un viaggio nei labirinti sotterranei di questo paese costruito sul vuoto. Questo vuoto sotterraneo da cui emergevano sconosciute ierofanie che comunicavano sottilmente con un vuoto altro, con la A maiuscola. Credo sia stato il primo tentativo inconsapevole di costruzione di un ponte tra terra e cielo, tra due vuoti, che mi permise di uscire da un labirinto più profondo. Quei fili posso dire solamente oggi che furono il mio filo di Arianna, un filo che ancora oggi tengo in mano. Ci fu un momento in cui cominciai a impastare la terra, la sabbia e l'acqua con questi fili e vennero fuori delle cose informi. Continuai a sperimentare questi impasti senza pensare a dargli una forma. Ne feci tantissimi e acquisii una certa conoscenza tattile con le terre e le sabbie. Feci un altro incontro con un ricercatore e tagliatore di pietre rare, Giuseppe Averna, un profondo conoscitore di pietre. Le ricerca per la loro storia. Ascoltarlo ti incanta. Dopo l'incontro con lui realizzai alcuni pezzi, con quarzi di Goethe, quarzi fantasma, dendriti,
e con le pietre del cielo, meteoriti, moldaviti, tectiti del deserto libico. Ogni volta è un piacere incontrarlo, mi chiama l'agrografa. Un altro incontro è con mio figlio Davide, che collezionava dinosauri di plastica. Le sue installazioni consistevano in processioni di dinosauri che partivano dalla porta di casa, attraversavano tutto il corridoio, la cucina, fino ad arrivare in giardino. Diceva di volere fare da grande il paleontologo. Era attratto dai dinosauri e dai fossili di dinosauro. Giocavamo spesso insieme con la sabbia e l'acqua. I suoi dinosauri di plastica li ricoprivamo di terra e sabbia. Mentre io mi divertivo a fossilizzarli, lui si divertiva a scalpellare quella patina con cui erano ricoperti. Era il paleontologo delle mie prime fossilizzazioni. Nel 2001 accadde ancora qualcosa. La mostra di Montefiore Conca dedicata a Ezra Pound e Sigismondo Malatesta, la Conca del Tempio. Un secondo viaggio che dalla Terra si sposta sempre più in alto. In quel periodo, fatto di letture e viaggi tra Roma e la Romagna, sentivo di costruire per la stanza più pura della casa di campagna un grande nido per raccogliere e contenere i miei pensieri. Un nido a forma di cupola. Viaggiavo tra la cupola di San Pietro e i nidi che le rondini costruivano sotto il porticato della casa di Villa Verucchio. Cominciai a contemplare le rondini. Quella cupola nido non l'ho mai costruita. In compenso sono nati i primi gioielli, con i fili d'erba del prato tagliato, pezzettini di foglie secche, rami secchi e terra. E nella luce del Montefeltro nascono le gioie di luce, realizzate con impasti di terra e cristalli di vetro. Ho vissuto un anno e mezzo nella casa di campagna, un'isola immersa in un mare di vigna, lambita dal fiume Marecchia, con la sua vegetazione e le grandi querce secolari, le piantagioni di cachi, gli ulivi, i melograni, i giuggioli. Cominciai a raccogliere quei vegetali ormai staccati dalla vita e destinati alla macerazione, che catturavano il mio sguardo per forma o colore, e a prendermi cura di loro. Di solito si nutrono le piante vive, io invece mi occupavo volentieri di nutrire i vegetali morti o moribondi. Un nutrimento non solo fisiologico, ma vissuto come un atto di comunione. Solo dopo 3 anni mi sono accorta che le foglie si fossilizzavano senza alterare il loro colore e la loro organicità. Chiamai questa operazione pietrificazione dei vegetali, sia in senso fisico che metafisico.